Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Battle Cats. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag dei Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e passate anche dal video che è uscito ieri di Brawl Stars, appunto sull'evento di oggi di Grom, molto interessante. Andatelo a vedere e a lasciare un bel pollicione, mi raccomando, datemi supporto come potete. Allora, andiamo avanti, andiamoci a aprirci subito le 7 mio capsule che mi sono farmato. E poi andiamo a fare un potenziamento di un Uber molto importante, mi avete detto voi, per andare avanti poi dopo con il Cosmo, quando potrò andare avanti. Allora, prendiamoci Robina. Ok, tanta roba da scambiare per biglietto dorato. Top, così. Tanta roba che si può andare anche a potenziare, grazie, ci piace. Usa tutto, scambia con biglietto e dovremmo prendere un mio biglietto dorato. Ottimo, questi sono potenziamenti. Perfetto, per i nostri bellissimi gatti matti che vanno a potenziarsi. Andiamoci a prendere questa mia capsula rara, singola. Allora, direi di andare su Easter Carnival e provare, come sempre, la fortuna. Tentiamo. Vediamo se siamo fortunelli. Non siamo fortunelli, però il gatto Giulietta comunque va a potenziarci. Quindi ci piace, grazie, molto gentili. Allora, proseguiamo e andiamo direttamente a vedere il potenziamento che volevamo fare dell'Uber specifica. Mi hai detto di farla e poi di potenziarla dopo averla evoluta, nel senso di mettergli i talenti apposta. Andiamo a vedere qual è Earth One, che sarebbe appunto quella d'aria. Andiamo a evolvere insieme, diventa Aervanta. La forma reale migliora la potenza d'attacco e la difesa, vai. Evolviamola. Mi sono farmato giustamente i miei agrumi perché ci sono gli eventi dei miei agrumi oggi. Mamma mia che bella. Stupenda da vedere. Aervanta, ok, quindi Aervanta ha preso questi potenziamenti. È rimasta uguale, cambia soltanto la distanza e la potenza di attacco. I talenti, giustamente me l'avete detto voi, che dovrebbe avere dei talenti interessanti. Schiva gli attacchi, resistente alle maledizioni, buono contro aghi. Aumento difesa, aumento attacco. Quindi noi dovremmo fargli questa. Ditemelo qua sotto nei commenti se ho ragione, ho capito quale potenziamento gli devo fare. Allora, oggi è uscito un evento molto interessante che lo andiamo a vedere insieme. Eccolo qui. Che si chiama La Primavera del Sensei. La Primavera del Sensei, in un mite giorno di primavera all'improvviso apparve lei. Ecco cos'è Cuore Infranto. Allora, se completiamo i livelli otteniamo i biglietti della fortuna G che ci servono per prendere i mini gatti. Quindi sono molto importanti anche per salire di livello. E giustamente si sono disponibili dal 16 di aprile al 1 maggio, ok? Quindi è iniziato da oggi. Completando i livelli prenderemo i biglietti della fortuna G, che giustamente hanno delle ricompense molto interessanti. E ci servono anche per sbloccare la sfida di aprile, perché la sfida di aprile 2 non la possiamo fare se non abbiamo completato il nostro Primavera del Sensei. Quindi andiamo a fare questi eventi. Il primo stage di questo evento si chiama Cambio Facoltà. Ho messo danni enormi potenziati e ho messo effettivamente tutti i gatti che fanno danni enormi. Allora, questo stage in pratica ci consiglia di non evocare Mid Shield, perché se no facciamo fare le ondate al gatto che uscirà da là dentro. Quindi ci dobbiamo buildare direttamente pesanti ed andare immediatamente di gatti grossi. In realtà questo gatto galattico non lo volevo, l'avevo cambiato, ma è successo qualcosa che sicuramente non è andata a buon fine. Allora, ho fatto evolvere anche quest'altro gatto spadaccino molto interessante, perché fa danni enormi anche lui su rossi. Quindi eliminiamo tranquillamente tutti quelli che ci vengono contro di questa tipologia. Ok, dobbiamo stare attenti, ripeto, a non evocare roba quando uscirà il boss grosso, perché sennò ci fanno danni a ondata. Quindi niente Mid Shield, ragazzi. Andiamo di danni cattivi. Infatti ho messo anche il gatto Vasca potenziato, che fa danni enormi lo stesso su rossi. Vediamo un po' quello che esce da là dentro. Ok, se noi evochiamo roba adesso, lei fa danni ad ondata. Fa attacchi ad ondata, ragazzi, ogni volta che evochiamo qualcosa. Quindi non dobbiamo più evocare Mid Shield e andare soltanto cattivi. Cercare di eliminare quelle face e magari mettere Uberone. Niente di eccezionale, roba che resiste a ondate e si va cattivi. Eliminiamo lei. Più evochiamo, più lei continua ad attaccare ad ondata. Perfetto, mi piace. Stiamo reggendo abbastanza tranquilli. Vediamo un po' Tuonia se riesce a fare il suo dovere. Sembra di sì. Va bene, mettiamo tutti i gatti comunque resistenti alla situazione. Forse mi serviva qualcosa per contrastare lei, perché ci sta comunque rompendo le scatole neanche poco. Qualcosa che knockbacka di più, perché lei mi sa che non ha tipologia. Va bene, i danni glieli stiamo facendo però, quindi nessun problema grosso. Vai così.
A posto, l'abbiamo tenuta ferma, quindi cambio di facoltà l'andiamo a fare con molta tranquillità. Con un bel deck anti-red di quelli potenti, con tutta roba potenziata alla grande, anche con un bonus per aumentare i danni enormi. Quindi ottimo così. Vai, cambio facoltà, primo stage portato a casa. Ci dai il lucky? Biglietto fortuna G? Sì. Non ci crederete, ma questo stage si può fare soltanto utilizzando solo il Crazed, soltanto il nostro Behemoth, ragazzi. Quindi andremo a evocare soltanto lui. Aspettiamo di avere i punti sufficienti e poi li tiriamo addosso. Anche perché le ondate lui non le tirerà, perché noi le faremo triggerare. Ottima sta cosa. Quindi ragazzi, guardate, eh. Adesso arriviamo al punto e solo con il Behemoth dovremmo batterlo. Vediamo. Perfetto. Adesso in pratica non triggerà i colpi ad ondata perché giustamente la knockbackiamo e quindi non riesce a farle. Guardate. Cioè, utilizziamo solo il Behemoth. Solo l'Awakened Behemoth e questo stage si fa a casa. Il secondo, eh. Poi bisogna vedere il terzo come si fa. A posto. Vai. Vai solo Behemoth di cattiveria. Non devo evocare nient'altro. Lo stage più facile della storia. Guardate. Boom. Fatto. Solo col Crazed. Anzi, solo con l'Awakened. Biglietto fortuna G. Allora, questi stage cominciano a diventare leggermente più impegnativi. E effettivamente... anche con delle distanze di attacchi molto importanti da utilizzare. Mi sono dimenticato di mettere i Myth Shield, quindi ho fatto veramente una grossa cavolata. Cerchiamo di tenerci buona la situazione qua davanti. Mettiamo uno di loro, almeno fa un po' da scudo, perché regge bene. Olè. Mettiamo pure lui, vai. Cerchiamo di fermare quel canguretto. Ok, buttato giù con grande tranquillità. Direi di andare di lui che è anti-alieno. Vediamo un po' se riusciamo effettivamente a gestire un po' la situazione. Ok, tanto mettiamo pure l'altra roba per gli altri canguri che escono. Allora, non dobbiamo usare troppi Myth Shield fino a che ci sta la maledetta. Quindi per ora li usiamo perché dobbiamo potenziarci. Il bello è che abbiamo anche un... Uber anti-ondata che vediamo se riusciamo a gestire, ad utilizzare. Tanto cerchiamo di pulire qui, levare tutti i canguri che possiamo, mettere gli zomboid e vediamo se riusciamo a buttarla giù. Ok, siamo arrivati in pratica sotto torre, ha evocato anche degli zombie, raga. Anche degli zombie, per questo ci vuole lo zombie cat. Allora, il cyber ci permette di attaccare a debita distanza. E lo stesso dovrebbe fare l'altro gatto, quello alieno. Effettivamente ci stiamo riuscendo a buttare giù la situazione. Non ci sta interessando nulla degli attacchi a ondata, sinceramente. Ok, ne abbiamo un immune ad attacchi a ondata che colpisce ugualmente, quindi vai così. Sembra che ci sta andando anche troppo bene, ragazzi. I danni li stiamo facendo, i canguri li stiamo reggendo di tutte le tipologie, compresa la tizia di equazioni pericolose, quindi l'insegnante. E sta prendendo anche seri danni, eh. Quindi, per carità, è buttata giù. Buttata giù a secco. Veramente abbiamo tirato di tutto sulla faccia. Non ci è fregato niente delle ondate. E Anubis qua ci è servito perché è anti-ondata. Quindi ha continuato ad attaccare senza ricevere danni. Quindi mi devo ricordare di utilizzarlo perché è molto buono. Perfetto. Dai, facciamo anche questo stage e ci prendiamo un altro bellissimo ticket G fortune. E poi ce l'andiamo ad aprire insieme. Poi giustamente li dovrò farmare dopo. Vediamo un po' se ce lo dà tranquillamente. Certo, due addirittura. Allora andiamo a fare questo prove d'amore. Giustamente con l'antiondata ugualmente. Allora si inizia tranquillamente eliminando il maialotto. E ci dice infatti di utilizzare direttamente il Wall Crazed, che sarebbe la balena, così almeno lo prendiamo tranquillamente, facciamo danni, resistiamo ai suoi colpi e non sprechiamo tanti punticini che ci serviranno per evocare roba grossa, anche perché il nostro avversario è uscito. Ok, diciamo che per ora siamo tranquilli, per modo di dire, ma siamo tranquilli. Ok, diciamo che vorrei evocare roba, il problema è che ho paura delle ondate. Non con lui, perché non gli frega proprio niente a quell'uberona. Ok. L'abbiamo mandata indietro. Guardate, non viene proprio intaccato. Stupenda questa cosa. Ok, mi piacerebbe evocare l'altra Uber a distanza, perché la farfalla potrebbe essere un problema. Infatti c'abbiamo pure il Cyberpunk.
Perfetto, rallentata e neanche ci colpisce. È tornato utile questo uberone. E adesso colpiamo anche con lei a distanza. Oh no, l'ondata la piglia. Quindi la sua distanza è poca, ragazzi. Pensavo meglio, sinceramente. Vabbè. Allora cominciamo un po' a pushicchiare, anche se ci spreca con le ondate. Non è un problema. Vediamo un po'. Ok, l'importante è riuscire a leggermente allontanarla e anche a danneggiarla. Forse mi serviva un Giamera, però lei conta come normale. Quindi mi sa che non sarebbe stata knockbackata neanche. Sta arriva sotto torre, raga. Forse la dovevo cominciare ad allontanare un pochino prima. Vai, vediamo un po' se riusciamo a fargli crit con la nostra bellissima balenottera. Ok, knockbackata eliminata. Ciao, ne proprio. Adesso tutti anti-red di cattiveria. Buttiamo giù. E andiamo a completare anche prova d'amore con molta tranquillità. Mo' ci toccherà l'ultimo stage se non erro e non so cosa ci tocca infatti. Poi vado a controllare. Vediamo un po' se fare una disposizione specifica o meno. Ok. Dacci altri due bei ticket G. E prendiamo un altro po' di fortuna. Ok, portate a casa lo stage, vediamo un po' cosa ci dà. Due biglietti, fortuna G. Per l'ultimo stage ci dice che è importantissimo avere l'evoluzione di Gatto Samara e effettivamente lo devo fare perché è anti-ondate, blocca le ondate, Gatto Polpo. La forma reale aumenta la velocità e la potenza di attacco, in più ora blocca i danni e gli effetti degli attacchi a ondata. Vai! Ci serve assolutamente per questo stage, quindi lo andiamo a prendere. Ottimo. E adesso abbiamo il polpo, il Gatto Polpo, come si chiama? Gatto Polpo. Andiamo a provare tu più io fotosintesi che è l'ultimo stage, ok? Allora, per ora dobbiamo esclusivamente tenere fermi questi. E cercare di tenere fermo il più possibile anche l'orso. Mi sa che mi sono dimenticato un'unità tra quelle lì che non dovevo tenere. Ok? Perché è anti-red, però mi è comodo qua. In effetti non ci ho pensato, sono pirla. Mi sono preso dei danni al gratis. Giusto perché mi piaceva prendere danni a gratis. Ok, prendiamo anche lui. Vediamo un po' se riusciamo a rallentare l'orso. Benissimo. Ok, intanto ci dice che dobbiamo cercare di maxare il più possibile il Worker Cat. Penso per ovvie motivazioni di push dopo. Ok, lo mandiamo al 5. Per ora manteniamo l'orso lì, cerchiamo di non pusharlo troppo. Però, mamma mia, l'Octopus lo spinge con tranquillità. Siamo a livello 6 comunque. Dai, ci siamo. Dobbiamo solo gestirlo, quindi possiamo far fare pure al Cyberpunk Cat. Anche se così me lo attacca lo scoiattolo e me lo elimina, quindi è meglio coprirlo, mannaggia a me. Ho coperto un po' tardi, ci ho pensato un po' troppo tardi. Ok. Cerchiamo di fare sto livello 8, perché dice proprio per regola che dobbiamo maxare. Ok. Diciamo che per ora è tutto stabile. Questo gatto lo mettiamo giusto per coverare un po'. Vediamo un po' se riesco a fargli danni col butterfly. Spero di non eliminarlo col butterfly. No, non è stato neanche colpito dal butterfly. Benissimo. Allora, abbiamo delle opportunità molto interessanti. Dobbiamo solo mettere energia da parte. E poi farlo arrivare il più vicino possibile e eliminarlo secco. Ok. Evochiamo uno di questi, così abbiamo un attimo di tempistica, vai. Evochiamo il tank anti-floating. Vai, evochiamo lui che attacca a distanza. Quindi cominciamo a mettere subito gli Uber importanti, benissimo. E ora si va di cattiveria. Ok, gatti comando, gatti octopus. E magari mettiamo anche il monaco. Tutto anti-fluttuante, senza troppi problemi. Ok, ce la dovremmo fare. Vai così. Blocchiamo attacchi ad ondata con l'Octopus. Quindi nessun problema grave. Stiamo pushando tranquillamente tu, io, fotosintesi, ragazzi. E tutto dietro viene coperto giustamente dall'Octopus. Che blocca danni ondata. Fantastico. Se non erro mi servirà dopo anche nella Cosmo, perché mi avete detto che i danni ad ondata sono anche lì. Quindi molto importante come evento. Ok, Butterfly Cats. Ho messo anche qualche gatto di quelli per rosso, così ci leviamo subito anche
coniglietti e serpentelli. Per ora tutto nella norma, sinceramente. Dai, un cyberpunk. Ci piace. Mettiamo di nuovo Kai, che è tank fluttuante. Oh oh, è uscita adesso, ragazzi. Cioè, non era ancora uscita la maledetta. E noi stiamo a combattere contro sti cosi che non abbiamo ancora eliminato, oltretutto. Va bene così, ma non troppo. Sì, travete. Mi servirebbero forse più danni. Vabbè, tanto adesso rievoco lui, che è antialieno. Però è long range. A noi ci interessa il long range. Così possiamo colpire. Ok, dobbiamo stallare e bloccare la tizia. Ok, riusciamo a coprire i danni da ondata della tizia? Sì. Ha bloccato danno della tizia d'ondata. Buono. Non sempre ci riesce, giustamente. A parte ci abbiamo pure lui che è anti-ondata, quindi non viene colpito e la colpiamo tranquillamente. Vai così. Stiamo andando bene. Tu e io fotosintesi, la stiamo portando a casa con molta nonchalance. Vai. Buttata ancora indietro, tiriamogli un'altra bottarella di quelle pesanti. Olè, gli octopus funzionano bene, quindi i nostri gatto polpo coverano. Qui dietro sono salvi. Ottimo così. Comunque quell'uberona è fantastica. Cioè l'abbiamo sottovalutata tantissimo sta Anubis, invece ci è servito. Top. Ok, adesso basta portare la base a casa. Facciamogli un po' di danni. E abbiamo finito anche l'ultimo stage. E ci andiamo a aprire i nostri Lucky G. Perché ne abbiamo diversi da andare ad aprire. Magari troviamo qualche gatto piccolo. Così potrò fare anche i livelli per fare le forme Crizzed dei gatti piccoli. 3! Oh, 30 friscat e leadership. Buono. Allora, intanto mi apro la cat capsule normale. Così vediamo cosa ci troviamo dentro. Magari qualcosa per richiedere un altro bellissimo... bellissimo mio biglietto raro, perfetto. Poi Lucky Capsule G, ne andiamo ad aprire ben 9. Opening di Lucky Capsule G, perfetto. Allora ci dà questo, che è ottimo. Vai. La vita Miao A. Ok, 100.000 di esperienza, buonissimo. Grazie, giustamente sono le prime volte che li troviamo, quindi ce li fa sudare. La vita Miao B, per 1, è sempre buona, ragazzi. Ci permette di accelerare sia Gamatoto che andare a fare i livelli privati che poi andiamo a fare insieme. Tutti i giorni. Vita Miao C, vita Miao B, altro 100.000 di esperienza, 500.000 di esperienza, ottimo. Fantastico, esperienza gratis che mi serve. 100.000 di esperienza, un'altra vita Miao A. Ok, abbiamo aperto un po' di capsule. E sono buone, giustamente non rimangono lì perché non si fanno vedere. Miao capsula rara. Andiamoci a aprire un altro Easter Carnival. Perfetto. Speriamo di trovare qualcosa di buono. E niente, gatto arciere. Che sinceramente, sapete che vi dico, io invece devo usarlo così. Visto che non mi interessa tanto del gatto arciere, faccio scambia per NP. E mi dà 5 NP. Che sono quelli appunto per fare poi i talenti, che mi serviranno sicuramente. Allora, direi di andare a vedere, intanto ci si è sbloccato l'evento, quello lì interessante, che è la sfida di aprile. Molto importante, si può fare soltanto 3 volte, quindi potremmo pure farla oggi, almeno i primi 3 stage. Non so cosa esce da qua, e non ci si vede neanche perché è pure buggato, ottimo. E andiamo alla cieca e vediamo cosa esce. Provo a fare Sensei livello 11, ma la vedo molto difficile perché ho già provato un paio di volte e ho perso. Perché non vuole morire il gigantone, quello grosso, ok? Quindi abbiamo questa grossa difficoltà. E ci arrivano sotto torre a una certa. E sono troppi. Quindi mi trovo in una situazione di stallo che non mi piace assolutamente. Allora adesso io proverò ad andare un po' avanti in copertura. Immediatamente, il prima possibile. E se ci riusciamo, ci buttiamo giù anche il bemottone. Ok? Quindi facciamo una bella situazione di pulizia qua davanti. Che non riesco a fare con dei piccoli coccodrilletti. Ok, mo ci mando il bemotto a fa pulizia, basta. Il problema è che non posso schierare più di 10 unità. Quindi già questa situazione ci mette in difficoltà a noi. No, dai, il bemotto è stato one shottato dal cane. Ma non ha senso questa cosa, ragazzi. Cioè, mi ha one-shottato il Behemoth. Ho capito che è potente, è un alieno, però, cavolo.
ha devastato. Ok. Allora, quella anti-floating. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Non mi sembra proprio. Sta devastando, sta andando avanti a dritto senza neanche pensarci troppo. Ok. Allora, il butterfly è comodo perché fa danni su volanti. Vediamo un po' se il nostro butterfly davvero può fare dei danni. No, muori prima. E manco ci arriva a colpirli, raga. Non ha senso questa cosa, assolutamente. E sta arrivando di nuovo la tizia, il canguro. Non muore, non va giù. Se non va giù lei, di sicuro noi non riusciamo ad andare avanti. Nulla di fatto. Assolutamente. Vediamo un po'. Forse servirebbe pugnone, però pugnone è troppo da ravvicinato, verrebbe eliminato molto velocemente. Vaffanculo. Allora ragazzi, provo a fare questo sensei livello 11 e poi forse ci fermiamo perché oggi c'ho molto da fare, quindi il video non lo posso fare lungo come al solito. Però abbiamo fatto lo stage, quello importante che volevamo fare. Questa è una prova e non sono sicuro manco di riuscire perché ho visto che è un livello che non va proprio nelle mie corde. Assolutamente ragazzi, provo assolutamente zero. Allora, questi sono alieni, quindi direi di andare di Uberon aliena. Ok. Vediamo un po'. Così almeno teniamo un po' pulito là davanti. Altra zampetta aliena. Ok. Ci vorrebbe qualcosa che attacca un po' più veloce sugli alieni. Magari uno psico. Ok. Per ora stiamo pulendo con molta tranquillità. Aspetterò a mettere il Behemoth soltanto quando mi servirà. Ok, cagnolino. Quello è fastidioso, quindi cerchiamo di eliminarlo subito. Non è ancora uscito l'avversario. Ci aspettavamo uno pericolosissimo. Mettiamo subito il tank anti-floating e vai col Behemoth. Ok, abbiamo pulito. Vediamo un po' se lo colpiamo. Sì, colpito danni? Colpito due volte? Vai, un altro danno faglielo. Sì. Ah, c'è morto il Behemoth, però non è un problema. Abbiamo fatto già un bordello di danni a quel coso. Ed è importantissimo, ragazzi. Se riusciamo a buttare giù quello, siamo a posto, siamo a cavallo. Ok. Knock beccato. Vai. Non possiamo evocare più niente, te pareva. Olè. Niente, non va ancora giù, ragazzi. Sta reggendo un bordello di danni quel coso. Non so come faccia. Ok. Cerchiamo di rievocare appena lui elimina cose. Anche dei mid shield magari. Ok, il commander. Sto a provare di tutto, non so più che inventarmi. Sta pushando veramente a una velocità incredibile. E se non eliminiamo lui non riusciamo a fermarlo. Dai però. Niente, non va giù. Eppure ha preso due o tre bordate dal Behemoth, in faccia. E rimane vivo ancora. È pazzia, ragazzi. Hanno creato veramente un boss enorme. Con dei grossi potenziamenti addosso. Niente. Non lo reggo. Riesco a mettere la Kai, forse? Dai, evochiamo la Kai. Dai, che mi dà qualche altro secondo di tempo. No. Non mi bastano i danni da fa su di lui, come sempre. Come prima. E niente, raga. Non reggo questo stage ancora. Mi consigliate qualche cosa nei commenti? Magari una combinazione adatta per fare sensei livello 11? Mi sa che non sono ancora a livello. Va bene ragazzi, questa era la puntata di oggi, lo so che è un pochino più corta del solito, ma come sapete ho diversi impegni perché domani è Pasqua e dopodomani è Pasquetta, quindi non penso che registrerò neanche dei video. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag TheBattleCats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.